percorso questa strada non so quante migliaia di volte, quindi conosco le zone. E passando da queste parti mai mi sono accorto di quello di cui sto parlando da qualche mese qua, ovvero dall'inizio dell'estate. Ma perché ne parlo? Perché davanti alla finestra della mia camera c'era un pino che copriva tutta la visuale di questo tono qui. Quindi da 25 anni io non guardavo più da questa parte. Passavo qui, ma ero come un abitante della zona quando passavo. Devo rimettere Maroni qua. O napoletano. Giù pure a Napoli, c'è stata tanta confusione, no? Napoletano resisterebbe qua. Qua c'è la moltiplicazione, il miracolo, come quello della moltiplicazione dei pane e dei pesci. C'è la moltiplicazione degli abitanti. C'è Foggio Bussone che ne fa 2005, quindi quelli attivi facciamone un terzo, tenendo conto poi della disoccupazione che c'è, della crisi. Sembra che ci siano 30.000 abitanti. Qua c'è il carnevale. E siamo arrivati quasi in prossimità di Fragoso. Manca qualche giorno. Faccio finta di stare in ferie. A riposarmi un po'. Ci rifacciamo la testa qua. Che è il gran armato? È un gran armato. Non si risente più giù. Ma tutta sta santità qua che arriva.
Invece per trovare il santuario di San Felice all'acqua bisogna fare questo giro fino qua. Chi si è visto là? Si è visto qualcosa? Non sono stati gli occhi miei. Anche i colombi sembrerebbe che chiamino Francesco. Qua sta tutto di miracoloso. Mi sembra che non ci siano dubbi, no? La tortora. Anche la tortora chiama Francesco. Oltre il famoso pappagallo che ben tutti conoscono. Ecco, è capitato per l'appunto.